Il benessere attraverso la sana alimentazione, guidare i bambini e i genitori alla scoperta dei sapori e delle sane abitudini. Se ne è discusso a Potenza presso l'Istituto Comprensivo Busciolano nel corso di un'iniziativa dedicata al tema dell'alimentazione, promossa da Lions Club Potenza Pretoria. Un progetto che ha visto il coinvolgimento diretto delle famiglie, a cui è stato sottoposto un questionario delle abitudini, che ha permesso ad esperti del campo di avere una fotografia dettagliata del rapporto fra educazione e alimentazione. Grazie ai dati acquisiti è stato possibile realizzare un vero e proprio manualetto di sane abitudini, dove poter apprendere le informazioni più utili a vivere in maniera consapevole la propria alimentazione. Un'iniziativa che riguarda l'educazione alimentare. È un'educazione importante per i nostri bambini, tenendo presente che la Basilicata purtroppo ha un primato di obesità infantile, rispetto al quale in qualche modo dobbiamo recuperare perché sappiamo che l'obesità infantile spesso prelude ad altri generi di malattia in età adulta. Abbiamo iniziato quest'anno con un progetto Nutriamoci D e portiamo avanti una tematica molto positiva per i nostri alunni, per le famiglie e per tutta la cittadinanza. Una sana alimentazione, ma non soltanto, il benessere a scuola. Siamo qui questa mattina per cercare di rappresentare insieme all'associazione Cuochi Lucani un modo di vivere sano, una corretta alimentazione che parte assolutamente ed essenzialmente prima dalla scuola, prima dai nostri figli, dai nostri ragazzi. È un'iniziativa che viene da quello che è il messaggio che ci ha lanciato l'Expo 2015 sulla sana alimentazione, sulle corrette abitudini. È un messaggio che rischia di essere abbandonato, rischia di essere dimenticato. Noi come Club Lions abbiamo voluto recuperarlo e proporlo, diciamo, a livello educativo ai ragazzi delle scuole. La sana alimentazione è un gioco da ragazzi, soprattutto quando ci si nutre della cultura della buona alimentazione a partire fin da bambini.